che pagano le tasse, i cittadini che hanno abitato Zingonia per 20 anni pagando le tasse, che praticamente hanno lasciato il loro paese per venire a vivere lì, sperando di vivere meglio. Il comune, la regione, la provincia, chi per esso. Dopodiché c'è stato il degrado, ma questo degrado non l'hanno voluto i proprietari, perché nessuno vuole che la sua proprietà venga degradata, nessuno vuole vivere in mezzo al degrado. E le istituzioni che dovevano provvedere con le forze dell'ordine a garantire la tranquillità dei cittadini che pagavano le tasse, dove erano queste istituzioni? Adesso sono qui queste istituzioni a chiederci di lasciare la casa che abbiamo pagato, perché questa casa che abbiamo pagato non ce l'hanno pagata le istituzioni che hanno sempre preso da noi, ce la siamo pagata noi. Se semplicemente avessero chiesto quali fossero le loro necessità nel 2012, 4 anni fa, forse il progetto di riqualificazione sarebbe già finito e queste persone sarebbero già in una casa e non come adesso all'interno delle torri subendo tutto quel degrado e senza avere nessun futuro davanti. E quindi il problema principale di questo progetto di riqualificazione, che lo chiamano così ma in realtà è un semplice progetto di demolizione che risponde ad una volontà politica di costruire un simbolo, quella piazza viene vista non come abitata da persone ma come il simbolo del degrado, dello spaccio, della difficoltà dell'integrazione secondo alcuni, e quindi l'abbattimento di quelle torri serve semplicemente per far vedere come il territorio risponde a questi problemi complessi, cioè come risponde lasciando delle macerie e delle persone senza casa. Alla fine, cioè, quello che possiamo dire è che noi vediamo veramente tanta ipocrisia di come le cose girano, cioè, l'ho allargato un pochino, però tutto questo ritorna al fatto che se io vengo qua in Europa pensando oltre a migliorare la mia situazione economica, sono qua anche per imparare che cos'è quello che ci differenzia, quello che ha fatto sì che l'Europa hanno acquisito un livello democratico che noi abbiamo. Però vedendo delle cose del genere veramente dico, ma forse io non ho niente da imparare qua. Se questo è quello che ci propongono come tipo di vivere in modo democratico, questo veramente non corrisponde a quello che io mi aspettavo. Grazie.